Siamo al termine della partita tra FBC Saranno e Portichetto. Abbiamo il bomber di giornata, anche se bomber di solito non sei, però diciamo che qualche volta la butti anche dentro. Com'è andata questa prima partita che si torna a giocare finalmente in campionato e con un risultato che, seppur non con le aspettative, magari ci si aspettava magari un qualcosa di più, sono arrivati comunque i 3 punti. Allora, era importante partire bene e diciamo che non vedevamo l'ora di partire, perché ormai ci allenavamo da un mese, quindi non vedevamo l'ora di partire e di partire bene. Ovviamente sappiamo che è una partita difficile, è una partita contro una squadra ostica che fa dell'agonismo la sua peculiarità e niente, ci siamo adattati al loro gioco, comunque cercando sempre di giocare palla a terra. Ovviamente non è venuta a fare una partita bellissima, l'importante erano i 3 punti, quindi siamo partiti bene, diciamo. Innegabile che il pensiero da adesso è già alla partita di Coppa di giovedì, che è già un punto di bivio. Si vince, si passa, il pareggio basta anche quello per poter passare. Però come sempre Saranno deve entrare in campo per vincere. La partita non è facile, però diciamo che noi dobbiamo entrare in campo per vincere qualsiasi partita. Quello che conta è lo spirito, perché se tu giochi sempre con uno spirito comunque combattivo, concreto, cerchi di dare il massimo, poi ovviamente le qualità ci sono, quindi riusciamo nell'intento. Loro sono una buona squadra, quindi ci sarà da stare attenti, perché hanno delle buone individualità, li abbiamo già visti nell'amichevole. Comunque sono una squadra che è anche molto fisica, che ha un grosso agonismo, quindi sarà una partita bella, difficile, sicuramente dobbiamo dare il massimo per superare il turno, perché non possiamo sbagliare. Ci vediamo giovedì sera. Ok, ciao, buona serata.